Eccoci. Buongiorno a tutti, sono Matteo Nepi di Sottosopra. Qui con me, o meglio, non qui con me, nel suo appartamento probabilmente, c'è la professoressa Valentina Pisanti che insegna semiotica all'Università di Bergamo e si è a lungo occupata delle tematiche legate al negazionismo e alla xenofobia. È stata fra l'altro anche allieva di Umberto Eco e nell'ultimo libro, infatti, alcuni riferimenti, insomma, al pensiero del compianto professore si possono anche trovare. Abbiamo chiesto di poterci parlare perché recentemente è uscito un libro. Purtroppo la quarantena ha impedito di pubblicizzarlo adeguatamente, ma ne parliamo volentieri noi. Si intitola I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe. Lo potete vedere qui in sovraimpressione. E in questo libro ci si pone un problema abbastanza importante, cioè dopo anni di politiche rivolte a conservare il senso della memoria storica dell'Olocausto, i risultati che si auspicava di ottenere non sembrano essere soddisfacenti, nel senso che è una percezione diffusa che il fenomeno della xenofobia e dell'intolleranza sia in aumento negli ultimi anni. E questo libro è appunto un'occasione anche per fare un pochino il punto, fermarsi un attimo e riflettere su quali sono le ragioni o i limiti che possono avere in qualche modo fatto sì che non si raggiungesse il risultato sperato. In questo libro ci sono delle tesi anche forti, anche provocatorie, che poi analizzeremo insieme. Intanto la saluto, buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, la prima domanda che le volevo fare riguarda un tema di cui si era anche parlato recentemente. Io ricordo di aver visto qualche video di Alessandro Barbero, per esempio, dove il tema veniva posto, ed era quello del rapporto fra storia e memoria. La storia, a differenza della memoria, è in qualche modo un risultato, un processo collettivo, dove in qualche modo la ricostruzione dei fatti della nostra storia avviene attraverso delle procedure e delle verifiche più o meno condivise attraverso un dibattito e delle pratiche che tendono diciamo, a produrre risultati che si vogliono avere il carattere dell'oggettività. La memoria è radicalmente diversa perché la memoria per sua natura è qualcosa di fondamentalmente privato, quindi non ha bisogno di dimostrazione. Perché quello che il suo contenuto non è oggetto, diciamo, di un accordo, è qualcosa che ciascuno di noi ha riguardo alla sua proprio, il suo, la, pro la propria identità, la propria percezione di sé, e dunque non è soggetto appunto a discussioni. Non vuol dire naturalmente che il contenuto della memoria sia intrinsecamente vero, questo bisogna dirlo, però che il suo funzionamento è radicalmente diverso appunto da quello di un processo storiografico, scientifico, che è appunto quello della storia in senso proprio. Però noi non siamo nuovi all'idea di un concetto di storia, condivisa, storia collettiva, scusi, memoria condivisa, ovvero l'idea di, come dire, di un ricordo che viene tramandato per mezzo della figura chiave di un testimone, di qualcuno che era presente e che non si limita a fornire appunto la sua visione dei fatti, ma in qualche modo cerca di trasmettere la sensazione, il senso della sua esperienza alle generazioni future, a quelle che non hanno potuto vivere il trauma. Ed è appunto su questo passaggio di trauma che il suo libro si concentra nei primi capitoli. Come funziona, secondo lei, e soprattutto come potremo fare nel momento in cui questo processo non sarà più possibile, data appunto problemi puramente anche solo anagrafici, della testimonianza diretta di queste esperienze? Va bene, la sua domanda in realtà è un conglomerato di tante questioni, di tante domande che provo, poi mi aiuterà anche lei a scomporre nei vari elementi. Implicita in questa domanda c'è il riferimento a quella che è la memoria, diciamo,
non c'è neanche più bisogno di dire quale, la memoria della Shoah oggi è eletta paradigma di tutte le memorie traumatiche, e che peraltro è di per sé una questione su cui si potrebbe riflettere, perché al contempo è considerato l'evento unicamente unico della storia dell'umanità, incomparabile, diverso da tutti gli altri per via del suo carattere di radicale traumaticità e altre caratteristiche, e dall'altra parte appunto il paradigma, diciamo il caso esemplare su cui si modellano tutte le altre memorie. Quindi già questa è una questione che mettiamo da parte per affrontare il problema della differenza tra storia e memoria, che lei ha già introdotto bene, riguarda appunto due diverse modalità di messa in forma del passato, se vogliamo, dove, posto che un evento passato per definizione è qualcosa che non c'è più e non può essere fatto rivivere, non può essere ricreato, l'unico modo per accedere a questo evento è attraverso le varie tracce che può aver lasciato, e tracce materiali, quindi documenti, monumenti, testimonianze appunto, e le tracce mnestiche, i ricordi che questo evento può aver lasciato nella mente di chi era lì e ha partecipato. Ora, le testimonianze dunque sono le rappresentazioni verbali di queste tracce mnestiche, di questi ricordi, ma sappiamo benissimo tutti per esperienza personale che i ricordi che noi abbiamo di esperienze passate sono quasi inevitabilmente intessuti di errori, false percezioni o anche distorsioni che sopraggiungono nel corso del tempo, insomma tutta una serie di meccanismi che sono tipicamente umani e che fanno sì che gli storici sappiano benissimo che le testimonianze vanno, per così dire, prese un po' con cautela, con le pinze, nel senso che non sono fonti di per sé, al di là di ogni ragionevole dubbio, da prendere come appunto fonte di informazione storica. Motivo per cui gli storici si danno dei metodi, dei criteri in base ai quali le testimonianze vengono fatte passare attraverso procedure di autenticazione, triangolazione con altre fonti e via discorrendo, in modo da ricostruire quello che lei diceva, e cioè una rappresentazione il più possibile oggettiva di come verosimilmente si sono svolti quegli eventi passati. Rappresentazioni che sono sempre aperte alla revisione man mano che affiorano nuovi documenti, nuove informazioni, nuove fonti che suggeriscono di modificare tali rappresentazioni, ma questo è il metodo appunto storico-storiografico, che oltre a essere collettivo, perché implica una comunità di persone che si scambiano informazioni e interpretazioni, aspira anche all'universalità, ovvero la rappresentazione storica dovrebbe, almeno in teoria, stare al di sopra delle parti, cioè di coloro che parteciparono agli eventi, e fornire appunto una ricostruzione, una rappresentazione che tenga conto delle complesse articolazioni di quell'evento. Tutto diverso il discorso della memoria, sia la memoria individuale, sia questo strano concetto che è la memoria collettiva. La memoria individuale è necessariamente soggettiva, è necessariamente filtrata attraverso le categorie che ciascuno ha per interpretare gli eventi a cui partecipa, e oltretutto nel corso del tempo è, come dicevo, soggetta a distorsioni anche inconsapevoli dovute al fatto che chi ricorda un evento cerca di dare senso a quell'evento, di dare un senso di tipo narrativo, ma che spesso è anche in alcuni casi, per esempio, autoassolutorio, nel caso in cui ci sia. Ora, cosa succede? Che qualsiasi comunità, gruppo di persone che si riconosce come tale, fonda la propria cosiddetta identità, cioè il senso di partecipazione ad un gruppo con una storia, eccetera, su alcuni racconti fondativi. Dei vari e innumerevoli eventi che compongono la storia di quella comunità, alcuni vengono ritagliati dallo sfondo e raccontati, trasmessi di generazione in generazione attraverso meccanismi che vanno dal racconto familiare a più complessivamente
il racconto che viene mediatizzato, trasmesso attraverso canali istituzionali e via discorrendo. Si pone immediatamente un problema che riguarda i modi in cui è legittimo trasporre questi meccanismi della memoria individuale a livello collettivo, perché il problema di base, se vogliamo, è questo, che mentre non c'è dubbio che il titolare di una memoria, di un ricordo, di una memoria individuale, resta sempre comunque colui o colei che ha vissuto quell'esperienza, che ne reca le tracce anche corporee, e quindi tutto sommato quella persona ha il diritto, rivendica giustamente il diritto di ricordare le cose come vuole, come sente di ricordarle, persino quando si sbaglia. E quando viceversa si parla di memoria collettiva, il problema fondamentale è di stabilire chi è questo soggetto titolare che può parlare a nome del resto della comunità e dire noi, e stabilire i formati del ricordo e del racconto da trasmettere, il che è, dal punto di vista diciamo anche politico ideologico, foriero di molti conflitti, naturalmente, specie quando gli eventi di cui si parla sono eventi all'origine conflittuali, per cui ci sono persone, anche storici, che hanno messo in discussione la possibilità di parlare di memorie condivise in quanto tali, nel senso che il concetto stesso di una memoria condivisa è viziato all'origine dal fatto che non è possibile sintonizzare i ricordi di tutti coloro che erano lì, e a maggior ragione di coloro che non erano lì ma che ricevono queste informazioni, queste conoscenze per via indiretta, su un unico racconto che tenga dentro tutte le prospettive. La memoria cosiddetta collettiva quindi è necessariamente il frutto del prevalere di una prospettiva sulle altre. E qui subentrano dei meccanismi molto interessanti anche dal punto di vista oltre che culturale e politico di come avviene che di volta in volta in periodi storici diversi questa titolarità della memoria passa di mano. A seconda di qual è diciamo, il complesso, il plesso degli interessi in quel momento prevalenti, delle sensibilità in quel momento prevalenti e anche proprio del potere che ciascuno ha di proporre e imporre la propria prospettiva storica su quella degli altri, avviene che si configura un racconto che in quel momento diventa il racconto egemone nel quale chi aspira a identificarsi con noi della collettività è tenuto a riconoscersi, quindi in qualche modo anche a plasmare le proprie percezioni, le proprie categorie ai requisiti di quel, per assecondare i requisiti di quel racconto dominante, che nel caso della fattispecie, nel caso di cui stiamo parlando, da qualche decennio a questa parte, in gran parte del mondo occidentale, è il racconto della Shoah. Non così è stato da sempre, tant'è vero che, diciamo, per esempio in Italia si può dire che per paio di decenni la memoria cosiddetta collettiva, quella che era diventata egemone a un certo punto nel dopoguerra, fu per un po' la memoria della resistenza, il che naturalmente faceva sì che gli altri ricordi relativi alla guerra fossero, come dire, spinti in secondo piano, in quanto quello era il racconto con cui si era invitati a identificarsi, anche a dispetto del fatto che coloro che parteciparono attivamente alla resistenza in Italia furono un numero relativamente esiguo di persone, ma per motivi appunto comprensibili, qui non c'è polemica, così funzionano le identità nazionali, nel dopoguerra si è deciso, si è stabilito, io condivido questa scelta, che quello fosse il racconto con cui valeva la pena che la cittadinanza fosse invitata a identificarsi e dal quale era legittimo, auspicabile ricavare i propri valori. Succede tuttavia nel corso degli ultimi decenni, poi insomma le tappe sono diverse, nel libro cerco anche di ricostruirle, forse qui adesso non c'è tempo per farlo, ma no, che infatti non vogliamo neanche progressivamente la gente compri il libro. Ci siamo? Siamo connessi? Sì.
Io lo sento. Ah, ok. Che il racconto del, succede che il racconto della Shoah, filtrato attraverso la prospettiva delle vittime, in particolare dei sopravvissuti allo sterminio, un po' per volta, progressivamente dagli anni 60 in poi, ma con un'intensificazione nel corso degli anni 80 e 90, a maggior ragione dagli anni 90 in poi, dopo il crollo del muro di Berlino, per dei motivi che, se vuole, poi dopo approfondiamo, quella memoria soppianta tutte le altre e diventa come il baricentro morale delle democrazie liberali, sia europee sia negli Stati Uniti, attraverso delle procedure, dei meccanismi di come dicono gli inglesi, di memory building, che coinvolgono anche l'industria culturale, attrazione prevalentemente americana, e questo riconfigura tutto l'immaginario, sia riguardo politico anche, che riguarda sia la rappresentazione del passato, sia la rappresentazione del presente e degli obiettivi futuri, perché forse qui varrebbe la pena sottolineare che qualsiasi memoria cosiddetta collettiva è necessariamente funzionale agli interessi del presente di coloro che in quel momento appunto detengono il potere, il soft power necessario per influenzare le percezioni collettive. Non mi ricordo la seconda parte della quindi domanda. Si potrebbe dire che in qualche modo, se mi sente, forse c'è un po' di ritardo nella voce, se c'è un po' di se c'è una debolezza in qualche modo di una narrazione che viene in qualche modo condotta con sempre più stanchezza e quasi con un certo automatismo, può essere dovuto magari anche alla debolezza di quel tipo di società che quella narrazione era stata in qualche modo incaricata di difendere, di proteggere. Io ho visto nel suo libro che lei riporta anche in qualche modo quello che è altro rispetto a questa società. A volte... Scusa, ho spento per sbaglio il microfono. A volte si tratta magari di semplice ignoranza, altre volte di qualcosa di un po' più inquietante. E lei in qualche modo porta alcuni esempi di destre xenofobe, di strategie che queste organizzazioni, questi movimenti hanno utilizzato per rompere alcuni tabù. Io poi, pensandoci, ho visto, certamente ero al corrente degli esempi che lei portava, ma se dovessi essere così, senza averla particolarmente studiata, ma se dovessi giudicare così da quello che è la mia percezione, direi che sì, che c'è un aumento dei fenomeni di xenofobia. Mi sono accorto meno di un aumento di fenomeni di antisemitismo, però questo può essere che io me lo sia semplicemente perso. Qual è secondo lei, la situazione appunto riguardo l'antisemitismo, il razzismo vero e proprio, insomma? Sono d'accordo con lei che l'aumento dell'antisemitismo, perlomeno in Italia e nell'Europa occidentale, è un dato su cui si potrebbe discutere, talvolta viene sollevato come dato certo. Io non so neanche bene come lo si possa misurare, ma la percezione forte è che il fenomeno in aumento sia la xenofobia anche rivolta ad altri gruppi. È vero che se però invece estendiamo la nostra prospettiva a paesi, per esempio, dell'Europa dell'Est, probabilmente la percezione cambia, perché quelle forme di antisemitismo, proprio quello, le forme storiche tradizionali dell'antisemitismo cospirazionista, con tutti gli stereotipi che pensavamo di esserci lasciati completamente alle spalle, in realtà stanno riaffiorando in alcuni contesti. Ma se rimaniamo appunto nel contesto italiano, è probabile che le forme di xenofobia che sono più preoccupanti in questo momento siano appunto quelle che si rivolgono ad altri gruppi, in particolare l'islamofobia sembra essere, e poi ultimamente una generica
intolleranza nei confronti di questa categoria indistinta degli immigrati, senza neanche dei connotati particolari. Sì, nella rappresentazione stereotipata sono diciamo associati al generico islamizzazione, ma non c'è neanche tanto più bisogno di connotarli in maniera specifica. Quello che però sicuramente si nota, e credo che a questo punto i dati confermino le impressioni, è un aumento anche piuttosto vistoso di episodi di intolleranza, sia verbale sia anche fisica, quindi di violenza vera e propria, che per chi come me insomma tiene un po' le antenne drizzate su questi fenomeni, si può tangibilmente constatare anche nel modo in cui cambiano le retoriche di certi, per esempio, partiti ultranazionalisti, che fino a pochi anni fa stavano più attenti nell'esprimere una generica diffidenza nei confronti dei presunti invasori interni e esterni, mentre invece negli ultimi anni sono sempre più espliciti nel loro linguaggio, fino al punto attuale in cui si ha proprio l'impressione che certi modi di dire, certe provocazioni verbali un tempo venivano autocensurate proprio perché considerate impronunciabili in pubblico, adesso invece vengano dette senza tanti problemi. Ora ci potremmo e ci dobbiamo interrogare sulle ragioni che sicuramente trascendono i limiti che mi sono data con questo libro, cioè di capire quali sono i nessi tra memoria e razzismo e xenofobia. Chiaro che se dovessimo adesso discutere sul perché la xenofobia è in aumento, non potremmo limitarci al discorso sulla memoria, perché sarebbe sbagliato e semplicistico attribuire soltanto al dominio, all'egemonia retorica della memoria le colpe dell'aumento del razzismo. Io però, magari poi su questo parliamo più avanti, mi sono interrogata sul possibile contributo che queste retoriche della memoria hanno involontariamente dato alla crescita del razzismo. Direi più che altro della xenofobia per questo motivo evidente: il razzismo in senso più specifico sarebbe di solito identificato con il razzismo di matrice biologica, appunto il concetto di razza nel senso di razza biologica. E gli attuali razzisti xenofobi hanno buon gioco a dire che non sono veramente razzisti, perché non affermano l'esistenza delle razze in quel senso lì, posto che il concetto di razza biologica è stato completamente screditato dalla scienza e poche persone oggi lo sostengono in quei termini che storicamente erano appunto quelli del nazifascismo. Tuttavia va anche detto che certe forme molto oltranziste di nazionalismo, quali si trovano in praticamente tutti i paesi occidentali e in crescita anche in Italia, non esitano a impiegare degli argomenti che senza grandi accorgimenti possono interpretare in senso appunto di rifiuto categorico di altri, di minoranze di volta in volta ritagliate, arbitrariamente stabilite, per far che cosa? Per esaltare un senso di identità di un indistinto noi che ha bisogno appunto di questi altri contro cui tra l'altro deviare delle frustrazioni, delle legittime rivendicazioni da parte di chi oggi si sente escluso dal sistema produttivo e ha motivi per nutrire molti risentimenti nei confronti del sistema, diciamo, egemone da cui non solo si sente ma è escluso. I partiti xenofobi hanno imparato a deviare queste frustrazioni su gruppi e minoranze di volta in volta scelte a seconda del contesto. Gli ebrei spesso non sono indicati in maniera esplicita come i colpevoli delle crisi attuali, anche se va detto che una forma larvata
più sotterranea di antisemitismo si trova, per rispondere alla sua domanda, anche in molte delle attuali teorie del complotto, anche quando non parlano degli ebrei esplicitamente. Pensi per esempio a tutta la polemica anti-Soros, tutta la teoria della cospirazione che ha George Soros come nel ruolo del burattinaio, a cui vengono ascritte tutte le nefandezze che vengono attribuite alle classi dirigenti, al liberismo, eccetera, eccetera. Ecco, perché Soros, lì è evidente che c'è un ritorno più o meno esplicito a vecchi copioni tipo Savi Anziani di Sion, che ogni tanto riaffiorano perché non sono stati mai completamente estirpati. Però, per tornare alla sua domanda, allora, quindi cosa ci fa capire che c'è razzismo? Sì, mi dica. C'era, ricordo, appunto, riguardo a quello che stava dicendo, una frase che mi ero segnato dal libro, che spiegava, secondo me, più o meno con le parole che ha usato lei. Non ricordo esattamente il numero di pagine, perché io ho usato la versione ebook, avendolo letto quando ancora non si poteva uscire di casa, ma insomma, la frase era questa. Lei stava analizzando alcune tecniche comunicative, in qualche modo utilizzate dai razzisti per poter esprimere appunto il loro parere in modo accettabile, o comunque in qualche modo per potersi eventualmente parare successivamente da eventuali accuse. E lei scrive: mascherati da eccentrici trolls, i nuovi razzisti raccolgono consensi non solo nei bacini tradizionali dell'estrema destra, ma anche presso segmenti sparsi della popolazione spoliticizzata, che decenni di liberismo economico hanno spinto ai margini di ogni sistema produttivo. Difficile identificarsi con i racconti fondativi di una comunità globale dalla quale ci si sente esclusi, tanto più che quei racconti sembrano più che altro funzionali al mantenimento dell'inviso status quo. Ora, quello che a me è sembrato di capire, ma che forse anche lei aveva già detto più chiaramente di me, è che l'avversione che stagionalmente, comunque, sembra in questo momento tornare verso alcuni tipi di minoranza, non si è dovuto a una specifica riflessione. Magari c'è una parte più consapevole, una parte più ingenua, però in qualche modo si presenta come una generale avversione a tutto ciò che è ritenuto sacro, dei valori fondanti di una società che appunto esclude, e che quindi quasi per ribellione si getta contro proprio i suoi proprio contro ciò che è sacro, quindi si va proprio a intaccarne le fondamenta in questo modo. E qui, comunque, anche se lei non dice, no, si tratta di un'analisi linguistica, c'è anche un tentativo di individuare, comunque, in alcuni aspetti politici, come lei menziona, il liberismo economico come uno dei fattori determinanti, quindi parallelamente magari a politiche della memoria istituzionalizzate, che quindi contribuiscono, ma non sono l'unica causa, naturalmente, dell'esclusione. Anzi, l'esclusione probabilmente ha ragioni completamente diverse, e se ho interpretato correttamente, in qualche modo l'istituzionalizzazione della memoria rende semplicemente sgradevoli, o comunque promuove alcuni tipi di pratiche volte appunto a conservare questo tipo di sistema. E infatti qui in qualche modo volevo un po' arrivare, cioè ci sono alcuni limiti che sono insiti proprio al progetto della memoria condivisa, non tanto perché il contenuto di quella memoria sia falso, cosa siamo più o meno tutti convinti che ciò che ci viene raccontato riguardo a quello che è accaduto sia a tutti gli effetti verosimile. Magari sulle interpretazioni si può discutere, però non si tratta appunto di mettere in discussione che sia avvenuto l'Olocausto, ma nel modo in cui appunto funziona questa testimonianza, in modo del tutto diverso da testimonianze di fatti storici anche tragici del passato, che contribuiscono appunto a alimentare i fenomeni che pretendono di combattere. In qualche modo io vedevo che la narrazione, diciamo, non la narrazione, diciamo, proprio la storia del nazismo si prestava particolarmente a fungere da
da momento fondativo, perché raramente, o comunque poche volte nella storia, a me è parso, avendola un po' studiata, si riesce a individuare in modo così chiaro e univoco chi è il cattivo. Cioè, quando studio la storia, anche personaggi veramente magari anche discutibili, si riesce in qualche modo a interpretarne comunque alcune ragioni, riesce più o meno a capire le loro motivazioni. Probabilmente sono anche io magari figlio di una certa cultura, però a me sembra proprio quando si va a studiare il nazismo sia veramente difficile immedesimarsi con i nazisti. In qualche modo l'idea di trovare lì il momento in qualche modo fondativo di una narrazione vittime carnefici, che poi è parallela a quella che lei diceva, vittime carnefici chiaramente fra le classi dirigenti, non fra le classi dirigenti, le carnefici sono le classi dirigenti, le vittime sono gli ebrei inermi, mentre fra la popolazione civile invece si configura una dinamica simile fra bystanders, cioè quelli che semplicemente non fanno nulla, sono indifferenti, e i giusti, che invece si spendono e rischiano personalmente la propria incolumità anche per fermare o comunque ostacolare questo progetto folle. E in qualche modo è una narrazione, purtroppo c'è l'umanità al grosso limite che ha bisogno di narrazioni semplici, possibilmente con non più di due poli oppositivi. È una narrazione che in qualche modo sostituiva forse in parte quella fra sfruttati e sfruttatori che aveva caratterizzato la prima metà del Novecento, forse anche l'ultima dell'Ottocento. Per cui, in qualche modo, quello che volevo chiederle, secondo lei, tralasciando gli aspetti economici, cos'è diciamo, che fa sì che il modello della memoria condivisa, quindi a prescindere dal suo contenuto, e vada sostanzialmente sostituito con qualcosa di diverso? Cioè, cosa proporrebbe lei per fare sì che in qualche modo appunto l'obiettivo del mai più si realizzi, come tutti auspichiamo, dal punto di vista comunicativo? Come facciamo? Sì, prima di arrivare a quel punto, che in realtà non fa parte della mia riflessione, per questo motivo che io volevo con questo libro dissodare un po' la retorica della memoria. Già mi sembrerebbe un ottimo obiettivo raggiunto che si potesse discutere di questi temi fuori dalle formule standardizzate che certe pratiche un po' quasi religiose o che ormai ci circondano il concetto di memoria impediscono di parlare liberamente di questi temi. Ed è il primo obiettivo che mi sarebbe questo, di desacralizzare la memoria, ma non nel senso in cui ovviamente la desacralizzano i negazionisti, ma nel senso proprio di poter discutere del fatto che si tratta di un costrutto culturale, come giustamente diceva, fondato su uno schema narrativo molto rigido, con cui è facile identificarsi dal punto di vista emotivo, cioè questo schema con le vittime carnefici, i bystanders e i giusti, dove evidentemente tutti sono invitati a identificarsi con le vittime o tutt'al più con i giusti, e la polarizzazione è estrema. L'effetto di questa egemonia dello schema primario che spazza via qualsiasi racconto emancipativo, rivoluzionario emancipativo, è che diventa psicologicamente facile per ciascuno di identificarsi col ruolo della vittima. Il ruolo della vittima ha questa caratteristica, come avvenne ha dimostrato Daniele Giglioli nel suo Critica della vittima, che chi può rivendicare o ritiene di poter rivendicare il ruolo di vittima, oltretutto vittima del male assoluto, come nel caso specifico, beh,
ha un diritto di parola e ha ragione a prescindere in qualsiasi altra situazione, cioè è diventata questa condizione di vittima paradossalmente dal punto di vista simbolico condizione auspicabile con cui ciascuno vorrebbe potersi identificare, tant'è vero che tutte le altre memorie sulla falsariga dell'Olocausto, cioè di tutti quei gruppi che rivendicavano dei diritti presenti, attuali e futuri, hanno avuto successo nella misura in cui sono riusciti a tradurre le loro rivendicazioni nel lessico dell'Olocausto. Quindi adesso assistiamo da qualche anno ad una gara veramente un po' oscena, ad una quella cosiddetta competizione tra le vittime, concorrenza tra le vittime, per cui ciascuno rivendica il suo trauma, il trauma del suo gruppo, come proprio strumento di legittimazione politica. Questa è una di quelle cose che andrebbero eliminate dalla scena politica e retorica, perché chiaramente gli effetti che produce questo meccanismo molto comune sono nefasti da tutti i punti di vista: un conflitto, una competizione tra minoranze che rivendicano il primato della sofferenza, peraltro alimentando anche l'avversione nei confronti di altri gruppi che a loro volta rivendicano la loro maggiore sofferenza, e via dicendo. Tutto questo non solo, ma anche la passività della vittima, perché che se uno rivendica ragioni politiche a partire dal fatto di aver subito delle cose, naturalmente questo va in netto contrasto con qualsiasi progetto di tipo emancipativo o qualsiasi progetto politico che costruisca qualche cosa per il futuro, laddove invece adesso tutti siamo rivolti al ricordo ritualizzato di traumi passati. Ma cosa succede poi? Paradossalmente, sempre, persino i movimenti, i partiti xenofobi riescono adesso a sfruttare questa forma vuota del meccanismo vittimario. Questo lo vediamo tantissimo, per esempio, negli ultranazionalismi europei, in Europa, in Polonia, ma non solo, anche in Italia. Svuotano queste forme egemoni dei loro contenuti storici specifici, si piazzano nel ruolo delle vittime e riescono persino a rappresentarsi, quindi rappresentare quel noi nazionale, rancoroso, eccetera, nei termini appunto vittimari, sediandosi surrettiziamente nel ruolo e usurpando la condizione di vittima. E questo è uno degli aspetti, quindi questa forma è talmente plastica, è talmente facile identificarsi, anche se poi storicamente pochi avrebbero diritto di farlo, che chiunque la riadatta ai suoi scopi. Allo stesso tempo, però, come si diceva, questi stessi partiti, movimenti xenofobi, eccetera, traggono vantaggio da una certa stanchezza nei confronti di questa memoria cristallizzata, sempre più stereotipata, sempre più legata a cerimonie, quindi a una sacralizzazione che è percepibile da parte di molti, così come è percepibile anche il fatto che questo racconto esemplare, così come è stato schematizzato attraverso l'industria culturale, i film, eccetera, è anche funzionale, come dicevo, al mantenimento di un certo ordine politico, perché è diventato un po' in assenza di altri racconti, cornice appunto di tipo più utopico, rivoluzionario, è diventata la narrazione che dovrebbe tenerci tutti insieme, tutti tranquilli, tutti quanti identificati col racconto della Shoah, terrorizzati dal fatto che questa cosa si ripeta e in quanto tale paralizzati anche dal punto di vista politico, perché grazie a questa racconto ammonitore diventa possibile, per esempio, come è successo,
equiparare i totalitarismi del Novecento. Pensi per esempio a quello che è successo l'anno scorso, non mi ricordo, verso la fine dell'anno scorso, la risoluzione del Parlamento europeo sull'importanza della memoria per il futuro dell'Europa. Si ricorda quello che individuava il patto Molotov-Ribbentrop del 39 come causa determinante dello scoppio della seconda guerra mondiale, di fatto equiparando quindi i totalitarismi del Novecento con una tendenza che è stata molto pronunciata negli ultimi decenni, omettendo ogni riferimento alle responsabilità delle democrazie liberali nell'ascesa di Hitler. Perché? Perché tutto questo è stato funzionale, e anche l'equiparazione dei totalitarismi è stato funzionale all'idea che ci si lasciava alle spalle un Novecento di utopie rivoluzionarie di per sé nocive, al di là degli estremi, insomma, idealmente nocive, per far che cosa? Per proporre l'unica forma di assetto politico che, guarda caso, coincideva con i valori delle democrazie liberali. Quindi c'è chi percepisce... Tra l'altro un pochino anche trascurando il fatto che mentre anche, cioè appunto, mentre i nazisti praticavano magari l'eugenetica, i lager, cioè non è paragonabile, ma negli Stati Uniti c'erano anche le leggi razziali, ci sono, sono rimaste appunto per lungo tempo, per cui è una narrazione a cui in cui oltretutto si dimenticano selettivamente anche alcune cose. Come dicevamo, è sempre selettiva, si prendono gli elementi. Ora, cosa succede? Che chi oggi percepisce la stanchezza di questa formula non ha tutti i torti per certi versi, perché al di là delle migliori intenzioni, perché non sto mettendo in dubbio il fatto che molte delle persone che realizzano queste politiche della memoria sono mosse davvero da sincere intenzioni antirazziste, ma al di là di queste intenzioni, chi percepisce una certa ipocrisia, comunque una certa strumentalizzazione della formula per mantenere le cose come stanno, per certi versi non ha tutti i torti. Cosa succede però? Che i razzisti e gli xenofobi odierni sfruttano questo senso di stanchezza, questa ripetizione un po' liturgica delle formule che servono a mantenere il consenso fondamentalmente, e anche certi meccanismi un po' autoritari che ne derivano, perché pensiamo alle leggi antinegazioniste, su cui anche si potrebbe discutere, ma anche la esaltazione del potere, valore carismatico dei testimoni, al di là del valore umano dei singoli testimoni, il fatto che qualcuno possa avere ragione sempre e comunque perché è stato testimone di eventi traumatici, tutto questo, insomma, provoca una, per me, evidente conflitto tra l'obiettivo dichiarato, e cioè usare la memoria per evitare che episodi del genere si verifichino in futuro, quindi utilizzarlo come monito per il futuro, e i mezzi che vengono utilizzati a questo scopo, mezzi che talvolta sono un po' autoritari, sono un po' antidemocratici, e queste contraddizioni sono percepite, sono percepibili in maniera più o meno consapevole, ma appunto, dicevo, nell'ambito di queste contraddizioni si innesta la strategia degli xenofobi, i quali, oltre a proiettarsi nel ruolo delle vittime, impossessandosi quindi di quella struttura narrativa, fanno anche l'altra cosa che lei diceva, e cioè si rappresentano come gli eroi anti-establishment, cioè coloro che provocatoriamente mettono in discussione l'egemonia della memoria funzionale al mantenimento dello status quo. E quindi sfruttano, attraverso vari espedienti che vanno dalla provocazione pseudo umoristica, diciamo, fino a provocazioni molto più esplicite, molto più pesanti, cioè dichiarazioni apertamente, in questo caso antisemite, negazioniste, per esempio, via dicendo, tutto un sentimento di stanchezza che è sempre più diffuso, specialmente presso le generazioni più giovani, cioè di coloro che
da quando sono piccoli, tutti gli anni, ogni 27 gennaio, vengono sottoposti ad un rituale che dai e dai diventa ripetitivo, e che non hanno lo stesso la stessa sensibilità nei confronti degli eventi di cui si parla, ma è normale che non ce l'abbiano, in quanto della sensibilità che possiamo avere noi, che posso avere io di un'altra generazione e persone più vecchie di me, ogni generazione ha un suo modo di sentire proprio la distanza rispetto agli eventi. Tutto questo agevola esattamente quelle persone che dovrebbero sentirsi invece bloccate, che cui politiche xenofobe dovrebbero essere contenute, bloccate dal ricorso alla memoria. Ho qualche difficoltà a sentirla. Mi sente? Sì, mi sono fermata adesso. Se vuole continuo. Scusi, l'avevo persa un attimo con l'audio, adesso la sento. No, comunque ho solo perso l'ultima parte, ma mi è venuta in mente anche una cosa che lei sottolineava riguardo a, appunto, all'utilizzo di politiche che paradossalmente poi finiscono per essere in parte antidemocratiche, ed è il fatto un pochino di equiparare nei fatti l'espressione, quindi l'espressione di odio con un'azione, con l'azione materialmente discriminatoria, quindi far corrispondere le parole con le azioni. Mi era venuto in mente a questo proposito anche un fatto politico recente che aveva seguito di poco in realtà quella dichiarazione del Parlamento europeo, ed era stata l'istituzione in Italia della commissione parlamentare intitolata e presieduta dalla senatrice Segre, che aveva fatto molto discutere perché avveniva in un momento in cui ci troviamo ancora in realtà di grande tensione sociale, ed era un momento che si proponeva, almeno a parole, di stigmatizzare o comunque di vigilare sulle espressioni di odio. Infatti si chiamava commissione, se non sbaglio era stata chiamata commissione anti-odio, contro l'odio, non ricordo esattamente le parole. Poi in realtà credo che, non potrei non essere informato, ma che non ci siano state conseguenze, cioè non credo che questa commissione sia mai intervenuta materialmente poi per fare qualcosa di concreto, però la percezione da una parte dell'opinione pubblica era stata come un censurare quella che veniva chiamata odio, e poteva essere invece interpretata come rabbia da chi invece ne... si sentiva potenzialmente bersaglio di questa norma, tanto più che se non ricordo male esistono anche già leggi che puniscono il comportamenti discriminatori, e quindi questa manovra è sembrata più, nel migliore dei casi come una cosa un po' di propaganda, nel peggiore come qualcosa di invece di ridondante, se non proprio un pochino repressivo del dissenso. Infatti su questo chiudo perché non voglio rubare tutto il pomeriggio, però c'era, lei chiudeva in qualche modo aprendo a un possibile discorso, perché lei sottolinea come appunto queste sue osservazioni sull'inefficacia della memoria, del ruolo di guardiani della memoria che ciascuno di volta in volta si intesta, spesso anche istituzioni, a fronte del fatto che viene fatto notare da più voci non suscettibili di essere considerate di parte, che non sono efficaci, che hanno un sacco di limiti e che forse nessuno si preoccupa appunto di porre rimedio a questo fatto, in qualche modo si arriva a ipotizzare che, malgrado la buona fede di chi magari si dedica e si spende per fare in modo che certi fatti non vengano dimenticati, non vengano negati e non vengano soprattutto ripetuti, ci sia anche chi in cattiva fede approfitta, della sacralità di questi argomenti per promuovere poi delle politiche che sono semplicemente servono a reprimere altri tipi di opinioni, altri tipi di dissenso,
che non hanno nulla a che fare con la questione ebraica, ma che hanno molto a che fare appunto con la conservazione di quello che è di volta in volta l'interesse da difendere. La citazione forse era finale. Per fortuna sui saggi non c'è troppo la preoccupazione dello spoiler, se no a questo punto lei mi dovrebbe giustamente denunciare, ma era una frase verso la fine del libro che leggo. In assenza di un sistema di controlli incrociati, si ripiomba in una storiografia prescientifica in cui chiunque è libero di confezionare racconti funzionali agli interessi del gruppo per cui parteggia, senza filtri o garanzie ulteriori, il che, a ben vedere, non è molto lontano dallo standard odierno di molta comunicazione pubblica in materia di memoria. Quindi, come vede, sono andato poi subito sulle parti più polemiche del libro, che in realtà per la prima parte è quasi tutto di analisi linguistica, però non abbiamo esaurito, perché ci sono anche trattazioni interessanti per esempio, la cinematografia, con cui la maggior parte di queste campagne vengono promosse. Io stesso ne ho visto una quantità di film dedicati alla Shoah, sia da bambino sia anche in tempi più recenti. Ecco, chiudo chiedendole un attimo di approfondire questa sua ultima. Così lei, diciamo, ha lanciato un piccolo sasso, vuole nascondere la mano, oppure che cosa pensa veramente? Ha ragione, ed è anche giusto, perché la domanda che lei mi ha fatto prima, che ho eluso fin qui, è giusto anche poi. Dice: ok, va bene, così abbiamo capito che non ti piace e che sia controproducente, ma cosa proponi in alternativa? Propongo, come dicevo, che si apra un dibattito, però in quel dibattito posso anche partecipare anch'io, e a questo punto, come una tra tanti, posso dire quello che io penso potrebbe funzionare meglio. Posto che secondo me chi ha più titoli per suggerire delle soluzioni sono, per esempio, gli insegnanti, che sanno quanto e come funzionano le varie proposte che fanno, didattiche che fanno ai ragazzi e via dicendo. Però la cosa che manca è qual è? Non certo la memoria, perché c'è chi dice: ecco, vedi, ci vuole più memoria. No, quando una cosa non funziona non ne fai di più, devi capire di farla diversamente. Ecco. Io credo che ciò che vada intensificato sia lo studio della storia, non la ripetizione della memoria, tanto più che la memoria nazionale, se volessimo parlare sinceramente di qual è la memoria nazionale del fascismo, dovrebbe essere prevalentemente la memoria fascista, cioè quindi se vogliamo fare memoria è inutile che ci identifichiamo con gli ebrei perseguitati. Se volessimo veramente fare memoria, ma dovrebbe essere a quel punto una memoria critica, che si chiama anche storia, dovremmo andare a disseppellire gli archivi, sia quelli che sono già disponibili, sia quelli che sono nascosti nelle case, nelle scuole, negli scantinati, e le lettere di denuncia anonime e tutto quel materiale che deve essere ancora in parte da scoprire, che fa capire quali sono state le azioni, qual è il ruolo che abbiamo, che la maggior parte delle famiglie ha svolto durante quegli anni di cui si parla. Quello secondo me sarebbe un bel esercizio utile anche dal punto di vista didattico, cioè tirar fuori questi documenti, quelli che ci sono, e cercarne degli altri, e questo è il ruolo degli insegnanti naturalmente, leggerli criticamente insieme, cioè con gli strumenti del metodo storiografico. La lettera anonima che denuncia la presenza degli ebrei nell'appartamento di fianco e via dicendo, quello è un documento secondo me che sarebbe preziosissimo per una lezione di storia da fare, dove ai ragazzi, bambini, ragazzi, bisogna capire a quale età si comincia, si potrebbe chiedere non solo di incrociare quel documento con altri documenti, altre fonti, quindi contestualizzarlo e capirlo meglio, ma anche di interrogando le motivazioni possibili che potevano spingere qualcuno a spiccare denuncia nei confronti delle... Quindi tirar fuori tutta quella cosa che è stata sotterrata nelle memorie familiari italiane
e cioè del ruolo più o meno attivo che è stato svolto dagli italiani durante gli anni delle leggi razziali. Quindi capire anche che non si tratta di polarizzare il bene e il male, come si vede nei film di Spielberg, ma si tratta anche di capire che spesso in gioco c'erano dei piccoli interessi, delle piccole omissioni o delle piccole viltà, più o meno piccole, insomma varie, tutta quella zona grigia di cui parlava Primo Levi a proposito dei lager, ecco, andarla a cercare anche nelle vite quotidiane delle persone. Quello secondo me sarebbe un lavoro che non è ancora stato fatto sistematicamente e sarebbe una un'utile pedagogia nazionale, se vogliamo pensarla in questi termini. Se davvero il nostro problema, io penso che sia uno dei nostri problemi, è di capire quanto fascismo latente è rimasto a circolare indisturbato nella nostra cultura e nel nostro paese, senza fare le solite equiparazioni tra partiti e movimenti attuali e il fascismo storico, eccetera, però è chiaro che un certo modo di procedere, di ragionare, di parlare anche, che è ascrivibile al fascismo, ha continuato a circolare in maniera più o meno esplicita fino al giorno d'oggi. Se il nostro compito è questo, se questo è quello che vogliamo, naturalmente bisogna decidere se questo è quello che si vuole, allora per me la strada è di tipo storico e storiografico più che commemorativo. Ok, avevo un attimo spento per sbaglio il microfono. In qualche modo, se il problema non è dato forse dalla troppa memoria, ma troppo che invece passa proprio per uno dei fenomeni tipici della memoria, che è appunto il ricordo selettivo, il vero problema della memoria è che dimentica troppe cose, e quindi la soluzione non è più memoria, ma più storia in questo senso, quindi più cercare di fare un lavoro condiviso, non ciascuno magari nelle torri d'avorio, ma anche magari violento, magari anche polemico, però un lavoro comunque collettivo, che come comunità ci dobbiamo porre in qualche modo di quella che è la nostra reale storia. E ricordo che c'era anche uno storico, Tony Judt, che si era dedicato per le varie comunità a vedere quali erano i tabù, quali erano tutte le cose che volutamente venivano omesse nella propria narrazione nazionale. E in qualche modo l'Italia è un caso particolare, perché da noi il sentimento nazionale è sempre stato qualcosa di un pochino conteso, non sempre presente, non sempre forte, e invece un lavoro storico di veramente vedere noi in qualche modo qual è stato il nostro percorso, senza dover per forza identificarci con uno o con l'altra fazione, tanto siamo discendiamo in suo modo da entrambe, evidentemente, forse più da quella che molti di noi non vorrebbero magari ritrovarsi nell'albero genealogico, ma è un dato di fatto che quella è la nostra storia, quindi dedicarsi comunque a cercare di ricostruire insieme, però con metodi verificabili e democratici, e più possibile anche rigorosi, la nostra storia, la storia del Novecento, alla fine, che è il nostro momento fondativo. Su questo poi ci sono forse meno dubbi. Allora, intanto, abbiamo fatto un'oretta di conversazione, spero che sia stata piacevole anche per lei come lo è stata per me, e ringrazio anche quelli che ci hanno ascoltato fino adesso, perché comunque anche guardare un'ora di video su internet è un'impresa che merita encomio. Noi ricordiamo che tutte le nostre conversazioni poi le carichiamo su nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, dove poi rimangono sempre, le potete ritrovare lì. Io ringrazio tantissimo la professoressa Pisanti, spero che appena sarà possibile riusciremo a invitarla anche di persona. Noi avevamo in programma una serie di incontri al circolo milanese della Porta dei Miracoli, e purtroppo non si è potuto tenere a causa del coronavirus, però insomma noi siamo pronti poi a ripartire quando le condizioni lo permetteranno in tutta sicurezza. La ringrazio e la saluto anche il pubblico. Alla prossima, grazie. Grazie.